Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, in questa solennità di Cristo, Re dell'Universo. Ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Pace e bene a tutti. Saluto di cuore e ringrazio Sua Eccellenza Francesco Oliva, Vescovo di questa Diocesi di Locri Gerace, e saluto tutti i sacerdoti presenti della Diocesi, il Vicario Generale, il Parroco della Cattedrale, per l'accoglienza che ci hanno riservato. Questo per noi è un giorno di grande festa, perché un nostro fratello e figlio viene ordinato diacono, ma anche perché in questo giorno, il 21 di novembre, oltre ad essere i primi vespri di Cristo Re dell'Universo, per noi ha diverse occasioni di gioia questa giornata. L'azione di Maria al Tempio, la giornata pro orantibus degli ordini contemplativi, ma è anche un giorno legato alla nostra patrona della Consolazione di Reggio Calabria. È per questo che abbiamo scelto questo giorno per l'ordinazione di Fra Giuseppe. Noi, venendo in questa cattedrale, ci sentiamo a casa, perché per tanti secoli abbiamo abitato nel convento dei Cappuccini, siamo stati presenti in questa città di Gerace. Tanti frati sono venuti da questa zona della Calabria, da paesi del circondario. Perché c'era il convento dei Cappuccini a Gerace e quindi molte persone sono venute a Gorne da Calabria. Allora, per la celebrazione eucaristica, il Signore ci benedice perché ci permette di fare festa da cristiani senza senza tante cose superflue, i cristiani festa, perché quando c'è lo sposo, e nell'Eucaristia c'è lo sposo, la nostra gioia è piena. Grazie Eccellenza di aver accolto la nostra richiesta e sicuramente la sua preghiera per noi sarà forte, sarà grande, e il Signore ci concederà tanti doni attraverso anche la sua benedizione. Confesso a Dio Onnipotente molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen.
Vicende della storia, il tuo regno di amore, alimenti in noi la certezza di fede che un giorno, annientato anche l'ultimo nemico, la morte, egli ti consegnerà l'opera della sua redenzione, perché tu sia tutto in tutti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio. Signore Dio, ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio, ecco, io giudicherò fra pecore e pecora, fra montoni e capre. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore. Davanti ai miei nemici, unge di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Signore, il mio pastore, l'animo di nulla. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo che la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni impotenza e forza. È necessario, infatti, che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. E diamo grazie a Dio. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene dal nostro padre Davide. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, eri in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato e in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra:
via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno, Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato, o straniero o nudo o malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro, in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andarono, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Si presenti colui che deve essere ordinato diacono, fra Giuseppe Pulitano, dell'ordine dei frati francescani cappuccini. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato diacono. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del diaconato. Rendiamo grazie a Dio. Cristo regni, sempre, sempre, lo abbiamo dimenticato forse. Bene, nella colletta propria di questa solennità di Cristo, Re dell'Universo, preghiamo Dio perché alimenti in noi la certezza della fede nella vita eterna e nel compimento del suo regno, perché sia tutto in tutti il Signore. Egli ha costituito il suo Figlio come unico Re e Pastore di tutti gli uomini, per costruire nelle tormentate vicende della storia il suo regno di amore. Un regno di amore che si realizza anche nelle tormentate vicende della storia, come in questo difficile tempo di pandemia. Ma proprio quando la prova si fa più dura, il Signore è accanto a noi e ci chiama a non disperare e a riscoprire il dono meraviglioso della sua vicinanza. Ci chiama a riscoprire la bellezza della vocazione di ogni uomo e di ogni donna, e in particolare della vocazione sacerdotale e religiosa. Quella vocazione attraverso la quale il Signore ci chiede di partecipare alla realizzazione del suo regno. Anche a te, carissimo Fra Giuseppe, anche a te il Signore chiede di essere diacono per l'edificazione del suo regno. Sarà diacono per il regno, fedele collaboratore di Dio, non tirarti indietro.
Prima di offrire qualche spunto di riflessione sulla parola che abbiamo ascoltato, voglio salutare la tua famiglia, ed in particolare la tua cara mamma. La tua vocazione non è nata in un deserto o in un terreno arido, ma in una famiglia, accanto ad una mamma che non smette mai di accompagnare il suo figlio, anche con un semplice sguardo da lontano. Ti hanno accompagnato le sue preghiere e quelle della comunità religiosa che ti ha accolto e seguito nella formazione. Ringraziamo allora il Signore per il dono della vocazione religiosa che hai saputo custodire con l'aiuto di coloro che ti hanno guidato spiritualmente. Saluto la tua comunità religiosa dei frati minori cappuccini, il reverendo padre provinciale padre Pietro e gli altri frati che gioiscono con te e per te. Lo ringrazio il Signore, così come ringrazio la comunità dei francescani, perché hanno saputo discernere, alimentare e custodire la tua vocazione. Continua nel tuo cammino vocazionale e vivi con generosità e entusiasmo la tua diaconia e il carisma della povertà evangelica. Oggi in questa basilica, con la solidità delle sue linee architettoniche, rivive il carisma di Francesco di Assisi, che ha fatto sue le parole del Vangelo che ci è stato proclamato. Francesco di Assisi era innamorato del Cristo, povero ed umile, e a contatto con il lebbroso sapeva di toccare la carne stessa del Signore. Egli è per noi autentico interprete della parola da accogliere, come direbbe lui, sine glossa, senza annacquamenti e adattamenti di comodo. Lasciamoci attrarre dal Signore. Lasciamoci attrarre da Francesco, che ha preferito la logica di sorella povertà a quella umana della ricerca del proprio interesse, del benessere materiale e delle ricchezze. Solo con uno sguardo contemplativo e con l'umiltà di Francesco possiamo riconoscere il Signore nei poveri e renderlo presente nel mondo. Facciamo allora la nostra parte, perché Cristo regni e Dio sia tutto in tutti. Regnare con Lui, servendo il mondo, a cominciare dagli ultimi e dai poveri, è il vero modo di partecipare al suo regno. Ma Gesù, durante la sua vita, ha sempre rifiutato di proclamarsi re. Ha ammesso di esserlo per la prima volta solo davanti a Pilato. Tu lo dici, io sono re. Tutta la scena della passione sarà una parodia di questa regalità. La corona di spine, il mantello purpureo, i soldati che inginocchiandosi davanti a lui lo deridevano dicendo salve re dei giudei. La scritta sulla croce, Gesù Nazareno, re dei giudei. Gesù conosce e vive solo la regalità della croce, quella che passa attraverso la sofferenza, attraverso l'offerta sacrificale della propria vita. La sua è una regalità capovolta rispetto ai criteri del mondo. Gesù è entrato in questo mondo come colui che serve. È un re che ha avuto fame e sete, che si è fatto straniero e rifiutato, che ha assunto la condizione di servo e si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. È un re pastore che si prende cura delle sue pecore e va alla ricerca di quella perduta. La logica del suo regno è quella del servizio, è la logica che dovrai far tua, caro Fra Giuseppe, attraverso il servizio diaconale. Sarà la tua logica nella misura in cui non cercherai la gloria del mondo, ma ti farai pane spezzato, dono per gli altri. Non aver paura di andare dietro a Gesù, vivendo la legge dell'amore, quella sulla quale saremo giudicati. I semplici gesti di aiuto, di carità, di vicinanza espressi nel Vangelo di oggi, dar da mangiare a chi ha fame, da bere a chi ha sete, vestire chi è nudo, visitare chi è in carcere, chi è malato,
accogliere chi è straniero, ci indicano la via della vita, quella che ci rende fratelli. È lo stile del carisma francescano che tu hai scelto come forma di vita evangelica da realizzare attraverso le opere di misericordia. Gesù riconosce esservi un legame molto stretto tra sé e gli uomini, specie gli ultimi e i poveri, da identificarsi con loro. L'avete fatto a me. Considera come fatto a sé qualunque gesto di amore verso l'ultimo dei fratelli. Ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, mi avete dato da bere. Nella memoria di Dio, nel giudizio finale, non ci sarà spazio per i nostri peccati, ma solo per i gesti di bontà. Matteo, nell'odierno brano evangelico, ci mostra come seguire e servire Gesù non si fa con opere straordinarie, ma nella vita quotidiana, con azioni legate ai bisogni primari, offrendo aiuto concreto e accoglienza fraterna. Paradossalmente, poco importa ciò che si crede o come si crede, poco importano le appartenenze sociali o religiose, le realizzazioni terrene e le grandi opere. Ciò che conta è aver fatto tutto per amore, nello spirito del servizio. Caro Fra Giuseppe, sulla scia di Francesco di Assisi sei chiamato ad essere diacono, ministro del Vangelo e servitore del Regno di Dio. Segui anzitutto il Signore che ha scelto di servire, ed anche in vista del servizio suscita ogni vocazione, anche quella diaconale. Segui e vivi il carisma di Francesco, che secondo alcune fonti francescane, mi riferisco alla vita prima di Tommaso da Celano, è stato anch'egli diacono, ed alcune raffigurazioni iconografiche lo riportano con il segno proprio e la veste liturgica del diacono, il libro del Vangelo e la dalmatica. È lui il vero modello di vita cristiana cui devi ispirarti. Il suo carisma rende sempre più bella la Chiesa. Vivi anche tu questo carisma e manifesterai il volto bello della comunità redenta dell'agnello immolato. Partecipa con gioia al servizio dell'altare. Dai sempre più spazio al servizio della parola e soprattutto a quello della carità. Saremo veramente degni del regno di Dio se sapremo essere ministri della parola, servi della carità, nei fatti e non a parola. Amen. Figlio carissimo, prima di ricevere l'ordine del diaconato devi manifestare davanti alla Chiesa di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vuoi essere consacrato al ministero nella Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Vuoi, come dice l'Apostolo, custodire in una coscienza pura il mistero della fede per annunziarla con le opere e le parole secondo il Vangelo e la tradizione della Chiesa? Sì, lo voglio. Tu che sei pronto a vivere nel celibato, vuoi in segno della tua totale dedizione a Cristo Signore custodire per sempre questo impegno per il regno dei cieli a servizio di Dio e degli uomini? Sì, lo voglio.
Vuoi custodire e alimentare nel tuo stato di vita lo spirito di orazione e adempiere fedelmente l'impegno della liturgia delle ore, secondo la tua condizione, insieme con il popolo di Dio, per la Chiesa e il mondo intero? Sì, lo voglio. Tu che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e il sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti al Vescovo diocesano e al tuo legittimo superiore filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera la porti a compimento. Preghiamo, fratelli e sorelle carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché conceda la sua benedizione a questo suo figlio che ha voluto chiamare all'ordine del diaconato. Benedetto.
Elena Agnello, prega per noi.
Sante Dio. La tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male, salvaci, Signore, da ogni peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna. Nella tua incarnazione, salvaci, Signore. Nella tua morte e risurrezione, salvaci, Signore. Nell'effusione dello Spirito Santo, salvaci, Signore. Noi peccatori ti preghiamo, illumina la tua santa chiesa, ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi e tutti i ministri del Vangelo, ascoltaci, Signore. Benedici questo tuo eletto, benedici e santifica questo tuo eletto, ascoltaci, Signore. Benedici e consacra questo tuo eletto, ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe, ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace, ascoltaci, Signore. Aiuta e comporta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore, ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato, Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre Dio, la nostra comune preghiera. Accompagna con il tuo paterno aiuto la nostra azione sacerdotale. Santifica con la tua benedizione questo tuo figlio che noi convidiamo di poterti offrire per l'esercizio del sacro ministero nella Chiesa, per Cristo nostro Signore. Dio onnipotente, sorgente di ogni grazia, dispensatore di ogni ordine e ministero,
assistici con il tuo aiuto. Tu vivi in eterno e tutto dispone e rinnovi con la tua provvidenza di Padre, per mezzo del Verbo tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore, tua potenza e sapienza, compi nel tempo l'eterno disegno del tuo amore. Per opera dello Spirito Santo tu hai formato la Chiesa, corpo del Cristo, varie e molteplici nei suoi carismi, articolate e combatte nelle sue membra. Così hai disposto che mediante i tre gradi del ministero da te istituito cresca e si edifichi il tuo nuovo tempio, come in antico scegliesti i figli di Levi a servizio del tabernacolo santo. Agli inizi della tua Chiesa, gli apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito Santo, scelsero 7 uomini stimati dal popolo come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l'imposizione delle mani affidarono loro il servizio della carità, per potersi dedicare pienamente all'orazione e all'annunzio della parola. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera, guarda con bontà questo tuo Figlio, che consacriamo come diacono perché serva al tuo altare nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in lui lo Spirito Santo, che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compia fedelmente l'opera del ministero. Sia pieno di ogni virtù, sincero nella carità, premuroso verso i poveri e deboli, umile nel servizio, retto e puro di cuore, vigilante e fedele nello spirito. L'esempio della sua vita generosa e casta sia un richiamo costante al Vangelo, susciti imitatori del tuo popolo santo, sostenuto dalla coscienza del bene compiuto, forte e perseverante nella fede, si immagini del tuo Figlio che non venne per essere servito ma per servire, e giunga con lui alla gloria del tuo regno. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vangelo di Cristo, del quale sei diventato l'annunciatore. Credi sempre ciò che proclami, insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni.
pace sia con te. Oh,
parte, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetto, Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del corpo del Cristo tuo Figlio concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu con olio di esultanze hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo il tuo unico figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, sacrificando se stesso, immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione. Assoggettata al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore.
memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza e gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo, San Francesco d'Assisi, Sant'Antonio da Padova e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel suo ministero il nostro fratello Giuseppe, che oggi ha messo all'ordine del diaconato. Rendilo vero imitatore di Cristo nel servizio del suo corpo che è la Chiesa. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Liberaci, o Signore, obbediente alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio che ti ha chiamato al servizio degli uomini nella sua Chiesa, ti renda strumento della sua carità verso tutti, specialmente verso i poveri e i sofferenti. Amen. Amen. Egli che ti ha affidato il compito di predicare il Vangelo di Cristo, ti aiuti ad essere con tutta la tua vita autentico testimone della sua parola. Amen. Dio che per mezzo del suo Spirito ti ha costituito dispensatore dei suoi misteri, ti concede di essere costruttore di verità e di pace a imitazione di Gesù Cristo, suo Figlio. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Rendiamo grazie a Dio.